Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Terra Amara continua il grande successo e nelle prossime puntate assisteremo ad una scoperta davvero sconvolgente che riguarda Fekeli. Non ha bisogno di presentazioni la soap opera Terra Amara, arrivata dalla Turchia ma ben presto diventata un grande successo anche in Italia. Con la messa in onda delle puntate, ogni giorno, il pubblico nostrano si appassiona sempre di più al format, ormai tra i più amati di sempre. Ebbene, dalle anticipazioni dei prossimi episodi, tanto per cominciare, scopriremo che Hakan è arrivato a Kukurova sotto mentite spoglie, infatti a tutti quanti si è presentato Mehmet Kara. E, come se non bastasse, non ha svelato a nessuno quali sono le sue intenzioni, ovvero quelle di vendicare il fratello Erkan. Il suo primo obiettivo era quella di uccidere Fekeli, salvo poi capire che l'uomo non avesse avuto l'intenzione di mettere fine alla vita del fratello. Che in realtà era morto a causa di un brutto incidente. Il che gli ha fatto cambiare idea e decidere risparmiargli la vita. Ma le cose potrebbero non andare a finire bene lo stesso per lui. Terra Amara, tra Zulia e Fikre c'è del tenero? Le cose per Fekeli non andranno a finire bene? Dal canto suo, anche Zulia sta per vivere dei momenti contrastanti. Tanto per cominciare riceverà una lettera e un anello da parte di Demir che faranno pensare a tutti che l'uomo sia sano e salvo. Il sospetto però è dietro l'angolo. Il francobollo presente sulla scatola indica che esso è stato spedito dalla Siria. Fikre, allora, su due piedi decide di mettersi in viaggio per andare a cercarlo. E per provare a dargli una mano a rincasare il prima possibile. Nel frattempo Fikre ed il marito di Gulten si recano da un amico del primo, Sap, sperando che lui possa aiutarli a rintracciare Loyamen. Sì, da un lato, però, lui sta facendo di tutto per ritrovare il suo amico e la stessa Zulia stia pregando con tutte le sue forze per il ritorno del marito a casa, nella piccola cittadina non si fa altro che sparlare di loro. Sono in tanti a pensare che tra i due ci sia del tenero e in molto credono che in realtà i due stiano portando avanti una vera e propria relazione clandestina. Da qui scaturirà l'idea di Fekeli e Lutfaya e di lasciare la villa in cui vivono così da trovarsi una nuova sistemazione che possa andare bene per loro. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.